Anticipazioni Grande Fratello VIP, chi esce tra Malgioglio, Giulia, Tonon, Luca e Jeremias? Il pronostico. Anticipazioni Grande Fratello VIP, chi esce tra Malgioglio, Giulia, Tonon, Luca e Jeremias? Il pronostico. 5 nominati, 5 big della seconda edizione del Grande Fratello VIP. Mai ci fu pronostico più arduo. Chi lascerà stasera la casa più spiata d'Italia? Cristiano Malgioglio, paroliere istrionico? Giulia De Lellis, esperta di tendenze al cui servizio ha schiere di fan pronte a sostenerla? Jeremias Rodriguez, è loco argentino dal grande cuore? Raffaello Tonon, milanese doc tanto arzigogolato nel pensiero quanto simpatico e sensibile nell'offrirsi con generosità? O Luca Onestini, ex tronista e futuro dentista con i piedi per terra, guidato da sanissimi principi? Andiamo a scoprire che cosa dice il nostro pronostico. Anticipazioni GF VIP, il pronostico, Giulia, Malgioglio e Jeremias in vantaggio, Tonon e Luca Onestini a rischio. Ci siamo, il gioco ha ormai superato il giro di boa da diversi giorni e si sta arrivando al rush finale. Inevitabile che in casa siano rimasti i più amati dal pubblico. Secondo il nostro pronostico, chi può dormire sogni tranquilli è Giulia De Lellis che gode di migliaia di fan pronte a sostenerla attivamente al televoto fino alla fine. Altro inquilino che dovrebbe salvarsi senza troppi problemi dovrebbe essere Jeremias. L'argentino, dopo essere stato criticato, pare aver riconquistato la fiducia del pubblico che, in larga misura, ha imparato ad accettarlo così com'è. Cioè un po' loco, ma sincero. Inoltre continua a intrigare il feeling con Aida Jespica. Rimangono gli altri tre nominati, per Malgioglio faremo a breve un discorso a parte. Arriviamo a Luca e Raffaello, legati da un forte legame. Un'amicizia che però rischia fortemente di spezzarsi temporaneamente stasera perché sono proprio loro i principali indiziati ad abbandonare il reality. Scopriamo perché. Raffaello Tonon e Luca Onestini in bilico, ma attenzione al caso Malgioglio. Perché Onestini e Tonon sono i principali indiziati. Secondo il nostro pronostico per un motivo comune a entrambi, pare che abbiano esaurito il loro ruolo all'interno delle dinamiche del reality. Quel che avevano da dare pare che sia stato dato e oggi faticano a spiccare. Come dire, un calo, televisivamente parlando, fisiologico. Attenzione però a Malgioglio. Il paroliere è senza dubbio l'istrione della casa e sulla carta dovrebbe salvarsi senza problemi. Ma ciò che può cambiare le carte in tavola è il dissapore che si è creato tra lui e le fan della De Lellis. Ieri un aereo volato su Cinecittà ha informato di tale situazione gli inquilini, le seguaci di Giulia si sono schierate apertamente contro Cristiano. Basteranno per decretarne l'uscita? Si scoprirà tutto stasera.